nessuno. Girati. Girati. E se non volessi girarmi? Chi cercherà di farmi girare? Tu? Perché non giri questo? Dovete sapere una cosa di me. Ho un problemino con la disciplina. Girati. In seconda elementare dissi all'insegnante di musica, alla Florentine, che se voleva che cantassimo come dei passerotti avrebbe dovuto comprarsi dei dannati passerotti. Mi sono fatta la pipì addosso per le risate, poi ci ha messo contro il muro durante la ricreazione. Siamo amiche da allora. Lei è Rachel. Girati. La dolce Rachel. È l'unica gentile del gruppo. Mi sento in colpa per averla trascinata qui, ma il punto è che noi l'abbiamo fatto per lei, davvero, è andata così. Ad ogni modo era questa l'idea. Sapete forse meglio che vi spieghi tutto. Siamo damigelle d'onore. Non quelle buone che amano la sposa come una sorella e vogliono che il giorno del suo matrimonio sia il giorno più speciale della sua vita, no. Siamo il tipo di damigelle angeli vendicatori che ti daranno quello che meriti. Siete capitati a metà della storia, perciò sarebbe meglio fare un passettino indietro, diciamo a 20 anni fa. Così conoscerete il quarto membro della nostra sorellanza. Lei abitava qui. E ci abita ancora. È una casa straordinaria con un nome straordinario. Bellefontaine. Caitlin McNabb vive qui con sua madre e il suo patrigno occasionale. Oh, e con i domestici, naturalmente, servono quando la tua casa ha un codice di avviamento postale tutto suo. Bellefontaine è francese, sta per la mia casa è di gran lunga più bella della tua. Per fortuna Caitlin era figlia unica, non era capace di condividere le cose, era molto più brava a prendere. Ma a noi non importava, eravamo solo delle bambine accecate dalla magia di Bellefontaine. Potete biasimarci. Prendevamo il tè sul prato e c'erano i biscotti fatti in casa. E quella scala segreta? Ci si arrivava da un enorme armadio. Ma che piace fatto? E conduceva al giardino posteriore. Ci sentivamo così fortunate a essere lì. Oh, e se non lo dicevamo noi, Caitlin ci ricordava quanto lo fossimo. Allora giocavamo alla nostra versione di nascondino. Rachel, Abigail, Parker! E lo chiamammo Conosco un posto dove Caitlin non può trovarci. Era un posto bellissimo, sotto un ciliegio. Ma poi Rachel si sentiva in colpa e così tornavamo. C'era una volta una splendida principessa che viveva in un... E ascoltavamo Caitlin parlare di Caitlin e inventare storie su Caitlin. Si sposarono e vissero per sempre felici e contenti. La sua casa, le sue regole e il suo ego. Yuhu, eccomi! Aspetta, che cos'è quella? Io sono lo sposo. No, siete tutte damigelle d'onore. Deve esserci per forza uno sposo. No, è il mio matrimonio. Mamma! Hai un vestito molto bello. Ah, davvero? Certo che è bello. Mamma! Eccola lì, come gran parte delle bambine normali di 9 anni che indossano un abito da sposa. Stiamo giocando al suo gioco preferito, il matrimonio. E noi siamo in minoranza. Ah! Zuccherino, che succede? Che cosa ti fanno queste bambine? Loro non mi ascoltano. È un matrimonio, Caitlin. Deve esserci per forza lo sposo. Oh, tu pensi un po' troppo. Ma non ho ragione. Beh, sì, tecnicamente, cara. Ma lui non è molto importante. Ecco, usiamo questa sedia. Grazie, Abigail. Così, non è bello? E di famiglia benestante, ne deduco. Splendida sposa. Grazie, mamma. Su, iniziamo. Questa era la nostra vita con Caitlin, più o meno fino al liceo. Lei imparteva gli ordini e noi eseguivamo. Perché? Era una piccola città, ti dovevi accontentare di quello che avevi. E a Lambert, in Louisiana, noi avevamo la signorina Caitlin McNabb. Dopo il college i miei genitori andarono a Ovest e Parker e io andammo a New York. Io ho pubblicato un libro e ha venduto bene. Beh, per essere un primo romanzo. Il mio secondo romanzo procede lentamente, molto lentamente. Nel frattempo Parker aveva intrapreso la carriera di attrice. Aveva recitato nei teatri off-Broadway. Beh, off-Broadway. Però lei era brava. Ma ci tenemmo sempre in contatto con Rachel, che non lasciò mai Lambert. Usciva con un ragazzo di nome Tony, di cui era innamorata pazza. E questo sembrava bastarle. Cioè, per quanto ne sapessi io, non torno spesso a casa. Parker invece sì. È molto legata ai suoi genitori.
E quindi siamo finite a Lambert la scorsa settimana. Era il 30° anniversario di matrimonio dei suoi genitori e lei mi ha trascinata con sé. Il padre di Parker avrebbe esaudito il desiderio della moglie, una crociera. Ma prima, la festa obbligatoria dove ogni parente può domandarci perché non siamo ancora sposate o non siamo famose. E Parker recita continuamente a New York, non è vero? Io faccio continuamente audizioni. Per questo non torno a casa spesso. A volte c'è il callback. In un certo senso ti danno l'occasione di rifare le audizioni. Sapete, lei recita sempre ed è davvero favolosa. Ha preso da me. Devi mentire. Di quello che vogliono sentirsi dire. E dici tu, Abby, stai per pubblicare un altro libro? Sì. Certo, hai in uscita un libro che sarà un successo. Il suo editore le ha chiesto di non parlarne. Oh! Accidenti. Scusate, vado a controllare la segreteria. Si tratta di un'audizione. Può darsi. In bocca al lupo. Mettili KO. Grandioso essere a casa, eh? Circondata da volti familiari che non ti capiranno mai. Aria, ho bisogno di aria. Siamo già fuori. Aria senza i parenti. Parker Wold è quella che vedo. E Abigail? No, Abigail Scanlon. Oh mamma, e Caitlin, scappa, mettiamoci in salvo. Non posso, i tacchi. Fantastico, venite qui. È passato un secolo. Mamma, ricordi Parker e Abigail? Sì. Chi sei? Ehi, Rachel! Rachel! Ehi! Oh, ciao! Hai cambiato indirizzo email? Ho provato a contattarti. Mi dispiace. Che... Aspettate! Non sapete perché mi trovo qui? Loro sono le mie damigelle d'onore. Già, sto per sposarmi! Con un uomo o con una sedia? Oh, tu e le tue battute. Il matrimonio sarà fra 10 giorni. Avrei tanto voluto invitarvi, ma mia madre mi ha detto che non è riuscita a trovare i vostri indirizzi. Non hai pensato ai genitori di Parker? Da quanto sono nella stessa casa? 30 anni? Mm-hmm. Loro te li avrebbero dati. Oh, è vero. Ma naturalmente, mamma. Che dimenticanza, hai ragione. La prossima volta, eh? Oh, lasciate che vi presenti a tutte. Rachel la conoscete già. Loro sono le mie super damigelle d'onore. Dizzy, Ashley e Ashley. Oh, non avete sentito doppio? Si chiamano tutte e due Ashley. Il mio nome finisce in E e il suo in Y. Alcune persone si confondono. Oh, no, vero Ash? Puoi dirlo forte, Ash? Oh, ma che bello. Oh, che anello. Oh, sì. Certo. Rachel, sei una damigella d'onore. Vorrei tanto poter venire al matrimonio per conoscere Tony. Ci sarà, vero? Sì. Sì. Oh, mi sembra lui. Lo riconosco dal tuo photobox. Carina sorella. Ah, ecco il nostro magnifico sposo. Ah, Tony Orsacchiotto, ti stavamo aspettando. Allora, damigelle d'onore, testimoni dello sposo, diamo inizio al pranzo. Ah, smettila. Alle 3 c'è una partita che qualcuno vuole vedere, eh? Oh, scusatemi un attimo. D'accordo, ragazzi. Andiamo. Greg, okay. Caro. È stato bello rivedervi. Chiudete la bocca. Rachel è vostra amica? Suppongo che non le parliate da un po'. Sì. Sì, lui è quel Tony con cui stava Rachel. Non possiamo ufficialmente provare che questo sia mai accaduto, quindi fate come se non vi avessi detto nulla. Tu sei Harry Kent. Avevi grosse orecchie e una sorella di facili costumi. E il resto intorno alle orecchie è cresciuto. E dirò a Carol che la saluti. Grazie. Io non mi ricordo di te. Davvero? Abbiamo frequentato biologia insieme e ti ho invitata al ballo scolastico. Che cosa? No, sto scherzando. Ah. Ho 2 anni più di te. Ho passato il liceo a pensare alle orecchie. Vivi ancora a Lambert? Sì, vivo ancora a Lambert. Mi dispiace, non intendevo in quel senso. Sì, invece. Sì, invece. Andiamo da Rachel. Okay. Ci vediamo. Ciao. Carino. Lo so. Tieni. Ehi, dovete restare per il mio matrimonio. Oh, ci piacerebbe, ma io ho un'audizione importante. E io devo rifare la permanente. Ma che dici? Voi volete venire al mio matrimonio e io e la mamma saremmo entusiaste di avervi con noi. Mamma! Oh, vi auguro un buon rientro a casa. Beh, lo saremmo. Pensateci, per favore. Ok? Ok. Andiamo a cercare Rachel. Rachel! Rachel! Rachel, tesoro, sei lì dentro? È tutto a posto, sto bene.
Stavi con Tony da sempre, avevi detto che era quello giusto. Che cosa è successo? Già, perché non ci hai chiamate? Sareste arrabbiate, mi avreste sgridato. Puoi scommetterci! Te l'ha rubato, non è vero? No, no, Kathleen è una buona amica. Mi ha chiesto di essere la sua damigella d'onore. E perché tu hai accettato? Perché sono ben educata. Oh, tesoro, che cosa intendi fare? Indossare quell'orrendo vestito fucsia, fare la marcia nuziale e mostrare a tutti che ho completamente e assolutamente dimenticato Tony Pennick. Oh, ragazze! È un piano ineccepibile. Ciderbolina. Che succede? Sapete una cosa? Rachel si è appena accorta di aver sottoscritto un piano tariffario che non prevede i messaggi. Tre anni, niente rimborso. Oh, avresti dovuto chiedere a me. Sì, Ashley conosce tutti i piani tariffari. È vero, ma Ashley sa dove trovare il miglior frozen yogurt della città. Un momento, fatemi capire. L'una completa quello che non sa l'altra? È meraviglioso. Hai capito che cosa ha fatto Caitlin? Povera Rachel. Già. Insomma, è pazzesco. Non dirmelo. Lu, mi serve la valigia grande. Per questo sono andato a prenderla. Ma che cosa può aver visto Tony in Caitlin? Le tette, è un ragazzo. Si tratta di un'operazione commerciale. Un'operazione commerciale? Cosa? Non dovrei dire niente. Prenda un po' di vino, Lu. Hai sentito qualcosa in banca? Papà? Beh, tre mesi fa Olivia ha messo in vendita la casa, Bellefontaine. Che cosa? Ma se ce l'hanno da sempre? Olivia aveva sperperato il denaro del terzo marito e non riusciva a trovare il quarto. Per accalappiare gli uomini bisogna essere giovani. E la famiglia di Tony? È piena di soldi. Un giorno dopo il fidanzamento, Olivia ha ritirato dal mercato la casa. Sesso per denaro. È bello vedere che il matrimonio è vivo e sta bene. Oh, povera Rachel. Dovremmo dirglielo. Dirle che una strega le ha rubato l'amore della sua vita, credo che lo sappia. Ok, ma è sbagliato, è perfido. Non possiamo lasciare che tutto le... Alla mia gente devo rispondere. Ok. Pronto? Parker, tesoro. Ah, ciao Alice. Ah, l'audizione. Io l'avevo quasi dimenticata. Quando vogliono vedermi? Veramente volevo informarti che è tutto saltato. Ok, capisco. Di... Nemmeno... Oh, ok. Ciao. Ti voglio bene anch'io. Buone notizie? Neanche una lettura, niente. Sai, il testo era brutto, i personaggi femminili non erano approfonditi, non valeva la pena sprecarci del tempo. Desideravi quella parte d'amore in te? Lo so, tieni, prendi questo. Ne verserò un altro po' anche a me. Come avrei potuto saperlo, sciocco? Una ragazza non legge nel pensiero. Come hanno potuto Rachel e Tony rovinare tutto? Erano perfetti l'uno per l'altra. Come fai a dirlo? Sono molto intuitiva. Erano fatti l'uno per l'altra e adesso Tony sposerà Caitlin e Rachel avrà il cuore spezzato per sempre. 3.000 anni passati a guardare commedie romantiche ed è tutto una grossa bugia. Una coppia ha problemi per 2 ore e poi, miracolosamente, prima dei titoli di coda, capisce che è destinata a stare insieme. La vita non funziona così, amica mia. Sono meglio i film d'azione. Tu detesti i film d'azione. Li detesto perché filano. Nei film d'azione, uno psicopatico prende in ostaggio 25 persone e vuole ucciderle tutte. Poi Bruce Willis arriva. O Denzel. Va bene, anche lui. Con un comando di teste di cuoio della Marina americana si spinge dietro le linee nemiche e fa quello che deve fare. Stermina i complici, lo psicopatico muore in modo spettacolare e i buoni vengono liberati. Serve questo per far vincere l'amore, un comando armato fino ai denti. Gavin non t'ha chiamata? No. È a Los Angeles per un provino con una sua collega e giura che non ci andrà a letto. Non dovresti uscire con gli attori? Conosco solo quelli. Oggi hai conosciuto quel ragazzo carino, Harry. E gli piaci? No, io non gli piaccio. Ok, sì, gli piaccio. Ma è una trappola. Ce ne sono circa 300 come lui in ogni cittadina. Gentili ragazzi normali, senza pretese. Esci una volta con uno così e all'improvviso ti svegli 10 anni dopo con 6 figli, un grosso sedere e degli orribili pantaloni rosa. Lui ti piace. Ti piace molto, molto, molto. Non è vero, non mi piace. Che cosa farai quando ti chiamerà? Non chiamerà perché i ragazzi gentili non mi chiamano. Lo fanno solo gli attori egoisti e traditori. Che cosa facciamo con Rachel? Come delle teste di cuoio interveniamo e Caitlin e Tony si lasciano. Ok, basta vino per te. No, dico davvero, è quello che farebbe Will Smith o Matt Damon o qualunque attore sexy di un film d'azione. Entriamo di soppiatto nella zona e spacchiamo tutto quello che troviamo. Che vuoi fare, travestirti da ufficiale tedesco? Esattamente. Va bene, di che diavolo stai parlando? Dico che dobbiamo indossare l'uniforme del nemico. Damigelle d'onore. Ha già le sue damigelle d'onore. Ok, allora due di loro avranno un piccolo incidente. Parker, se c'è una persona che ha bisogno di una lezione, quella è Caitlin. Rachel amava solo una cosa nella vita e Caitlin gliel'ha portata via. Vuoi davvero che lei la faccia franca? Pensi sul serio che possiamo battere Caitlin?
E credi che possiamo impedire il matrimonio? Possiamo fare tutto, perché? Perché siamo donne intelligenti di New York. O come direbbe la signora Olivia. Voi ragazze pensate un po' troppo. D'accordo, mi piace l'idea. Caitlin verrà sconfitta. Sì. Le ragazze cervellotiche sono tornate. Sì. All'amore. A Rachel. Alla sconfitta del Terzo Reich. Ragazzi, avete ragione, questo è il miglior frozen yogurt di tutta Lambert. L'avevo detto. Siete felici di averci telefonato? Tanto felici. Siamo in debito con voi, care Ashley, sì davvero. Sì, ma che cosa possiamo offrire noi che loro non abbiano? Beh, come va la vita in casa? Andate d'accordo con Olivia? Sì, tutto bene. Non è così male. Ragazze Ashley, andiamo. Ora siamo amiche di yogurt, potete parlare. Non ne facciamo una giusta. Lei c'è sempre addosso e ci tratta come se fossimo delle grosse imbecilli. Ma vi rendete conto? C'è un modo per aiutarle. Ti riferisci al nostro segreto su Olivia? Hai ragione, sì, noi le siamo sempre piaciute. Davvero? Ragazze, dovete capirla, Olivia è sotto pressione in questo momento. Il matrimonio e via dicendo. Sta bevendo? Sì, di continuo. Già, immaginavo. Ecco a voi il segreto. Quando beve, ditele di non esagerare. Cioè, davanti a tutti. Funziona soltanto così. Sapete, noi contavamo i suoi drink e poi glielo dicevamo. Il mattino dopo ci ringraziava. Potremmo farlo. Sì, potremmo. Fatelo. Verrete premiate. Com'è il frozen yogurt? È molto freddo. Se lo mangio troppo in fretta mi si congela il cervello. Ma tu guarda. Abbiamo teso la trappola. I loro cervelli congelati non hanno avuto scampo. Impari qualcosa quando vivi a New York e capisci come funziona il mondo. Oh, ma guarda! L'auto di mia madre! No, ehi! Ehi, che sta facendo? Non ha visto il cartello? Ah, da dove salta fuori quello? Sono circa 3 anni che è qui. Ok, beh, noi non lo sapevamo perché non viviamo più qui. Noi viviamo a New York. Ehi, Dougie. Come va? Alla grande! E dimmi, tu come stai? Sto bene. Posso parlarti? C'è il tuo ragazzo? Ok. Ho sbagliato io. Qui può parcheggiare se è tornata in città per l'anniversario dei suoi genitori. Coccorino! Ok, che cosa... Oh, coccorino! Ciao! Ciao! Ciao. Sapete, credo di aver perso qualcosa da qualche parte. Vado a cercarla. Se l'ho persa. Mi piace la tua amica. Come ci sei riuscito? Qualche anno fa gli ho tolto una spina dalla zampa. Oppure sono un poliziotto e Dougie mi deve un favore. Sei un poliziotto? Beh, mi è uscita proprio male. Io lasciami riprovare. Oh, sei un rappresentante della legge. Sembra un lavoro molto importante. Anche ora non l'ho detta molto meglio. Io, ecco. Mi piace vederti confusa. È carino. Allora, Parker. Senti, io ti trovo simpatico e apprezzo moltissimo quello che hai appena fatto, ma non credo che sarebbe saggio. Rilassati, non ti sto chiedendo di uscire. Volevo solo dirti di leggere i cartelli di divieto di sosta presenti nella nostra cittadina e volevo augurarti un buon rientro a New York. Ok? Qui. Il bisnonno di mia madre ha costruito Bellefontaine con le sue due mani. Oh, signor Woodward, sarebbe un onore poter apparire sulla copertina della sua rivista. Io scrivo solo l'articolo, signorina Caitlin. Non posso garantirle una copertina. Vedo che non ci sono limitazioni sul peso delle spose che pubblica. Avranno usato chilometri di stoffa per quest'abito. È la nipote del governatore, quella. Ha una carnagione splendida. Lei lo sapeva, signor Woodward, che tutte le damigelle d'onore vivono qui a Bellefontaine fino al giorno delle nozze? E stare in una casa così meravigliosa, beh, è come vivere in un luogo incantato. Adesso tocca a te. Oh, sì. Sa che le ragazze soggiornano qui a Bellefontaine fino al giorno delle nozze? L'ho già detto. La palla con la neve.
Questa casa è davvero bellissima, non trova? Sembra di stare in una palla di vetro con la neve. Sei carina a dire una cosa del genere. Gradite dell'altro Sherry? Oh, sì, cara, credo che io ne prenderò ancora. Numero 3. Come hai detto, prego? Questo è il suo terzo bicchiere di Sherry. In realtà è il quarto, ne ha bevuto un po' in cucina. Ma credo che quello fosse scotch. Che state facendo? Aiutiamo. Sappiamo che in questo momento è sotto pressione e non vogliamo che si ubriachi, come è successo mercoledì sera. Quando è caduta nello stagno delle anatre. E ha detto al giardiniere di potare il suo cespuglio. Così noi saremo qui a contare i suoi drink tutti i giorni. E anche di notte, quando se la spassa alla grande. Davvero premuroso da parte vostra. Quelle ragazze ci hanno dato un pessimo consiglio. Accidenti, penso che tu abbia ragione. Beh, a quanto pare alcune vecchie rivali di Caitlin hanno pensato di farle uno scherzo sciocco. Oh, la ringrazio, signor Woodward. Sapevo che avrebbe capito. Allora la aspetto con il fotografo domani mattina? Splendido. Ragazzi, mi avete fatto, arrivederci. Bellissima. Oh, mamma! Oh, una notizia fantastica! Abigail e Parker hanno cambiato i loro programmi per me. Resteranno in città per il matrimonio. Non è una cosa meravigliosa? Non si preoccupi, ci siederemo in fondo, non diremo una parola. Già, non ci faremo neanche fotografare. Non siamo certo le damigelle d'onore. Oh, ma sì, certo. Che illuminazione. E se foste le damigelle d'onore? No. Insomma, sì. Sarebbe un sogno che diventa realtà. Sì. Ma io... Caitlin, non... posso parlarti un momento? Sì. Non sono tagliate per fare le damigelle d'onore. Ascoltami, tesoro. Se è il mio matrimonio e scelgo io le mie damigelle, insomma. La mamma ha qualcosa da dire? Sì. Mamma? Saremmo molto onorate se voi voleste... Fantastico! Siete le mie damigelle d'onore! Non è possibile! Sì! Ok, eccoci qua. C'è qualche cherubino? Ho imparato una cosa nella vita. I cherubini non sono mai abbastanza. Va bene, sergente, siamo dietro le linee nemiche. E adesso? Perché lo chiedi a me? Sei tu la cospiratrice. I critici ti hanno definita creativa. Abigail Scanlon ha la padronanza del suo racconto. Su questo hai ragione. D'accordo, dividere la coppia dei promessi sposi. Ci sono. Andrai a letto con lo sposo. Ah, sì. Aiutiamo Rachel facendo andare me a letto con l'amore della sua vita. Ehi, non ho mai detto che non ci sarebbero state delle vittime. Andrai a letto con Caitlin? Perché i tuoi piani implicano che io vada a letto con qualcuno? È così che mi vedi? Un pochino. D'accordo, beh, se Tony è come la maggior parte dei ragazzi, fare sesso con Caitlin non è un buon motivo per lasciarla. Chissà dove hanno nascosto Rachel. Sarà nella stanza... Ah, ti ho rubato il fidanzato. No, è nella stanza dei cachi. Come fai a saperlo? È scritto qui. Assegnazione stanze. Sul giornale delle damigelle d'onore. Oh, ma certo. Un giornale fatto in casa che parla soltanto del proprio matrimonio. E chi c'è nella copertina? Caitlin. Credo che ci stiamo pensando troppo. Se vogliamo che Rachel e Tony si rimettano insieme, facciamoli rimettere insieme e basta. Proviamo di là. Le daremo una truccatina, cresceremo la sua autostima stanza e li chiuderemo in una stanza. Erano cotti a puntino prima. Basterà alzare la fiamma un po'. E così non sarà costretta ad andare a letto per forza con qualcuno. E a te sta bene? Oh, guarda, la stanza dei cachi. Rachel! Cosa ci fate qui, ragazze? Come avete fatto ad entrare? Siamo le nuove damigelle d'onore. Davvero? E Olivia lo sa? Sì, lo sa. Avete qualche problema con la vostra stanza? No, volevamo soltanto dare un'occhiata alla stanza dei cachi. Già. Sul giornale c'è scritto chiaramente che le luci si spengono alle 11 di sera. Un coprifuoco? Sta scherzando, spero. Con questo intendeva dire sì, madame. Buonanotte, Rachel. Buonanotte. Andiamo a dormire? Lo so perché siete qui. So benissimo che cosa avete in mente. Credete che essere una damigella d'onore sia un gioco? Siete qui per ridere alle nostre spalle. No, prendiamo molto seriamente quello che stiamo facendo. Già, come se fossimo in missione. Più o meno. Il matrimonio sarà tra 8 giorni. Spero che voi rispettiate la fiducia che Caitlin ha riposto in voi. Ci siamo capite, non è vero? Sì. Bene.
Sono lieta di aver fatto questa chiacchierata. E ora andate a letto, ragazze. Il sonno è bellezza, specialmente per te, Abigail. Leggete i particolari, avete conquistato la prima pagina. Guardate, vecchie amiche partecipano al divertimento della sposa. Caitlin è in brodo di giuggiole. Allora, la colazione fra mezz'ora sulla veranda est, gnam gnam. Poi alle 8, signore, sarà il momento di sfoderare il fascino per il settimanale Bellezze all'altare per le interviste e le foto. Poi alle 11, oh, tenetevi forte. La prima prova abito. Oh, e dopo ci sarà molto altro. Dovete sbrigarvi però, ok? Alzatevi, presto, presto, ciao. Se continua così servirà una pagina per i necrologi. Beh, essere stata scelta come damigella di Caitlin è assolutamente la cosa più importante che mi sia capitata in tutta la mia vita. Chiedo scusa, da quando cercavamo di entrare alla Gamma K. Caitlin e io siamo come sorelle. Più che sorelle, siamo come due grosse metà di una grande gemella siamese. La cosa buffa è che lei è più felice di noi. Buongiorno, ragazze. Ciao. Ok. Ok, ragazze. Più le interviste sono interessanti, più è probabile la copertina. Spero che stiate pensando a molti aneddoti pittoreschi. È proprio quello che stiamo facendo. Ho detto qualche barzelletta al maggiordomo. È morto dalle risate. Ah, Abigail, a volte sei così divertente. Un vero spasso, sai. Ma seriamente, quando sarai tu a essere intervistata, ti prego, niente cenni di disapprovazione, nessun atteggiamento irriverente e ricorda che sei il sostegno della sposa e per favore non fare quella cosa che fai. Oh, parli del sarcasmo? Niente di quello. Caitlin, non potrei mai essere sarcastica con te. Ti ringrazio. Ecco qua, signorine, uova alla Benedict, con pancetta affumicata al legno di melo per la signorina Parker e per la signorina Abigail, del pane di farro e pezzettini di bacon di soia. Che cos'è? Sembra una roba masticata. Da dove viene? Ci penso io. Abigail, l'abito delle damigelle non è fatto per essere indossato da una taglia forte. Con un piccolo sforzo potresti perdere 5 kg questa settimana. Se mi tagliate una gamba. Non seguirai solo una dieta, faremo venire una personal trainer solo per te e fidati. È una che fa miracoli. Ho bisogno di un miracolo. So che non vuoi che te lo dica, ma queste uova sono le migliori che abbia mai mangiato. Deve sapere che Abigail, Parker, Caitlin e io siamo amiche dai tempi dell'asilo. Giocavamo al matrimonio, proprio lì sul prato. E adesso il matrimonio è vero. Sì, certo. Quando vede Caitlin insieme a Tony come futuri sposi, che sentimenti prova? Cara e dolce amica è Rachel. Rachel, aspetta, Rachel! 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 Quando erano bambine si rincorrevano sempre così. Oh, che bei ricordi. Rachel! 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 Dai, fermati! Rachel! 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 Ehi, dove sono le uova dopo questa bella corsa, eh? Ero preparata a delle domande su Caitlin, ma non credevo che mi avrebbero chiesto di Tony. Senti, non preoccuparti, sistemeremo tutto. Mi scusi? Stiamo cercando di intrattenere una conversazione, potrebbe spegnere? Grazie. È un grande. Che significa che sistemerete tutto? Per questo le Ashley non ci sono e ci siamo noi. Siete state voi. Sì, e l'abbiamo fatto per te. Ti aiuteremo a riprenderti Tony, quindi preparati, ragazza, devi essere bellissima. Sì, lui si innamorerà di nuovo di te. No, non può. Sì, certo. Dai, abbiamo un sacco di tempo. No, loro devono sposarsi. Ma da che parte stai? È un segreto terribile, non posso dirlo a nessuno. Spoca il rospo. Caitlin è incinta. Che cosa? Il bambino è di Tony. Quindi devono sposarsi per forza. Quella piccola creatura non può crescere senza un padre. Ho sempre avuto dei problemi con la famiglia di Tony. Loro pensano che chiunque non sia ricco come loro sia un opportunista. Ma io non sono così. Lo sappiamo, tesoro. Mi sono sempre sentita a disagio.
Poi un giorno Tony ha scherzato sul fatto che mi piaceva molto la loro barca a vela e io mi sono arrabbiata. E gli ho detto: se credi che io sia quel tipo di persona, allora lasciamoci subito. Non parlavo sul serio, ero solo contrariata e arrabbiata. Ma quando ho trovato il coraggio di chiamarlo per chiedergli scusa, un'altra era piombata su di lui e se l'era preso. Lasciami indovinare, la nostra cara amica Caitlin? Sì, si è lanciata su di lui. Sotto di lui, direi. Sono state insieme solo una volta, ma è stata sufficiente. Mm-hmm. È quello che diceva sempre mia madre. Come sai che è incinta? Me l'ha detto lei. È andata dal dottor Wallach, ha fatto un test, positivo. E quindi devono sposarsi. Tony sta facendo la cosa giusta. Fa sempre la cosa giusta. A parte aver giocato a dottore paziente con Caitlin. Promettetemi che non manderete a monte il matrimonio. Promesso? Va bene. D'accordo, promesso. Quell'opportunista è incinta e questo è un matrimonio riparatore. È sempre più un matrimonio tradizionale. Che cosa facciamo? Niente, dobbiamo sorridere e comportarci bene con quella brutta strega e con quell'orribile madre. Non mi diverto più. Caitlin, per preparare tutto ho bisogno dello sposo e dei suoi testimoni. Tua madre non è mai riuscita a tenersi i suoi mariti a lungo, ma di sicuro sapeva come convincerli a presentarsi alle prove. Ti ringrazio, Charlotte. Il suo sposo, signora. Scusa il ritardo. Quattro ragazzi che si provano lo smoking sono impossibili. Prendete posto. Per prima cosa dobbiamo accoppiare i testimoni dello sposo con le damigelle per l'entrata della sposa. Lo faremo in base all'altezza, perché quello che conta è solamente l'estetica. Mi avevi già convinto al ciao. Io non ti ho detto ciao. Gary, con i tacchi sarà molto più alta. Già, sì. Gary, ha ragione. Sono io la ragazza per te. E poi sono affascinata da un ragazzo che veste in modo così elegante. Ciao. Sono un po' sorpreso di vedervi qui al posto delle due Ashley. Ah, beh, dovevano presentare un'importante ricerca al MIT, così Caitlin ci ha chiesto di sostituirle. Tu lo sai che io faccio il poliziotto come lavoro. Beh, in questo caso non risponderò ad altre domande senza un avvocato. Anche se ti invitassi a cena? Non posso, siamo rinchiuse qui. Niente cenette fuori, niente uomini in camera. È un vero peccato. Volevo solo conoscere un po' meglio la donna che dovrò accompagnare all'altare. Faccio l'attrice a New York e me ne andrò lunedì prossimo. Voi due, muovetevi. Avrai tempo di provarci quando sarai ubriaco a ricevimento. Sì. Grazie. Oh cielo, non lo so. Il vestito era stato cucito su misura per una delle Ashley, così ben fatta, che tu hai mandato via. Questa ragazza ossuta non ha per niente sedere. Dov'è il tuo sedere, cara? Charlotte, non abbiamo di meglio a disposizione. Dobbiamo cercare di non gettare la spugna. Metti gli spilli finché non ti sanguinano le mani. Ehi! Scusatemi, non credo che questo vestito possa entrare a qualcuno. Ah, una donna fatta per portare in grembo dei figli. Come, scusi? Ci vorrebbe un modo per trasferire un po' della tua abbondanza femminile a questa ragazza che ha il corpo di un maschio. Di un maschio? Ma non ha visto queste bellezze? Perderà 5 kg per il matrimonio. Mi scusi, perché non prova a modificare gli abiti invece di cambiare le damigelle? Abigail, cara Abigail, sabato prossimo ti troverai di fronte a centinaia di persone. Non vorrai che ti guardino e si ricordino di quell'odioso soprannome che ti avevano affibbiato. Aspetta, qual era? Obesigail. I giovani sanno essere così crudeli. Stiamo scherzando! Lo sapevo che ti avrei trovata qui. Hanno spostato tutto quanto. Tutto quanto!
Qui dentro un tempo era pieno di biscotti, sempre. C'erano persino le merendine Little Debbie. Erano avvolte in una carta rosa, erano una sicurezza. Ora quella mi fa morire di fame per 24 ore. Che cosa ha messo nel mio meraviglioso armadietto? Una dannata zuppa al pomodoro. Sai una cosa? Va bene. Non è così male. Oh. Ne vuoi un po'? No. Oh, Basie Gail. Ha girato il coltello nella piaga. Beh, tiralo fuori. Lei cercava soltanto di ferirti. Una sola parola e quella dodicenne triste è rispuntata. Ma ora sei bellissima e sei una scrittrice di successo di New York. Che sta dando le testate contro il muro. Perché non ha una sola idea per il suo secondo romanzo. Nemmeno una. Niente. Sono bloccata. Sono a corto di idee. Sono un ricordo dopo un solo libro. Spaghetti freddi? Dammeli. No. Ok. Ricordi quando entravamo dal passaggio segreto e preparavamo gli spuntini per la serata dei film? Sempre gli stessi spuntini, eh? Erano s'mores e limonata rosa. E sempre lo stesso film. Ufficiale gentiluomo. Per 2 anni è stato l'unico film che Caitlin ci ha fatto guardare. Ho capito tutto. Ok. Caitlin non è incinta. Pronta? In Ufficiale gentiluomo, Lisa Blount finge di essere rimasta incinta per fare in modo che David Keith la sposi. Caitlin è Lisa Blount. Oh, è così ovvio. È andata dal dottor Wallach, ha fatto il test di gravidanza. No, non l'ha fatto. Credo che Caitlin stia mentendo. Ok, ti serve una prova però. Vedrai, la troverò, signorina scettica senza sedere. Agiremo all'alba. Abbiamo bisogno di dormire. Forza! E io ho bisogno degli spaghetti. Bene, buongiorno damigelle d'onore. Che cosa stavate facendo? Noi stavamo andando in città. Sì, ho delle commissioni da fare. Sapete che la signora Olivia non vuole che le persone si allontanino da casa? Mi servono gli assorbenti. Beh, buona giornata. Salve, siamo della... Classifica e archivia. Sì, avrà ricevuto l'avviso da parte dell'azienda, eh? Che cosa? L'avviso dell'azienda, cara, non legge i quotidiani? Già, molti dei nostri schedari stanno andando in pezzi e i supporti in lega sono stati costruiti utilizzando troppo titanio. Già, fin troppo. Gli schedari sono stati presi dopo il 70? Io sono qui da giugno. E allora dobbiamo controllarli, dico bene? Andiamo. Sceglierò un classificatore a caso. Senti, guarda la M. La M è una lettera centrale, molto saggia. Ma che meraviglia! Quegli occhiali sono davvero carini. Grazie. Saranno costati molto? No, li ho acquistati online, $20. No, non ci credo. Che dice, le dispiace farmeli provare? Grazie. Oh, accidenti, sono comodi. Come le sembro? Sfocata. Non vedo niente senza occhiali. Ho mai provato le lenti a contatto? Perché, sa, lei ha degli occhi molto belli. Oh, l'ho fatto, ma non fanno male. Soffrire per piacere, amica mia. Accidente, incinto! È un'espressione che usiamo per indicare che questo schedario è troppo pieno e sta per crollare. Quindi dobbiamo riferire immediatamente la cosa. Certo. Ok. Ecco i suoi occhiali. Grazie. Non tocchi lo schedario. C'era il risultato delle analisi delle urine. McNabb, virgola Caitlin, pagnotta nel forno. Che mi dici di Ufficiale gentiluomo? È come qualunque altro film romantico, ok? Ci ha deluse. Questa era l'arancia con lo zenzero. Bizzy,
Che fai? Non mi copiare. Non stavo copiando. Ragazze, dovrei forse separarvi. La prossima torta è la Red Velvet. Una scelta molto audace per un matrimonio. Che ne pensi, tesoro? Ma buona, mi piace. Gli uomini? Allora basta mettere qualcosa sotto i denti? Non solo quello, non secondo la mia esperienza. Che senza dubbio è molto vasta. Ti piace? Tesoro, è quello che hai detto delle ultime tre torte. I dolci mi piacciono. Mi piacciono tutti. Io e i dolci andiamo molto d'accordo. Tony Orsacchiotto, sii partecipe. Ci serve un parere da parte dello sposo. Senti, Caitlin, sto facendo quello che vogliono tutti. È solo una torta. Sì, a te piace la torta con il latte. Perché non prendi un po' di latte? Credo che lo farò. È andato a bere un po' di latte. Se lui berrà un po' di latte, credo che noi dovremmo bere un po' di sherry. Scusami. Rachel, non andare. È tutto a posto. Possiamo stare insieme nella stessa stanza. No, io credo di no. Mi odi così tanto? È questo quello che pensi? Veramente sto cercando di non pensare più. Sto solo facendo quello che devo fare. Uno stupido sbaglio e ora dovrò pagarlo per il resto della mia vita. Mi manchi tanto. Davvero tantissimo. E quello che è successo è per colpa mia. E vorrei poter tornare indietro, ma è tardi. Rachel. Ti amo. Ti amerò sempre. Ti amo anch'io. Però non possiamo fare niente, purtroppo. Ma è bello saperlo. Tony Orsacchiotto! La torta alle carote è buona da morire! E poi ci siamo detti che ci amiamo ancora tanto. Non ero così felice da mesi, non è meraviglioso? No, no, non è meraviglioso, è il contrario di meraviglioso. Lui sposerà un'altra donna e non una qualsiasi. Sta per sposare Caitlin McNabb, la più grossa stropida degli stropidi. Parker, ci sono dei bambini in giardino. Perché non vai e dici loro che un giorno moriranno tutti? Ok, che cosa ci facciamo qui? Dico davvero, stiamo male. Dovremmo sfondare il cancello e andarcene. No, non potete farlo. Se ve ne andaste sarebbe un disastro. E non vogliamo che questo accada, vero? Sciacquati il viso. Ok. Non possiamo lasciarla sola. E che cosa facciamo? Non possiamo impedire il matrimonio se loro stanno insieme. Di questo non preoccuparti, ok? Troverò io un modo. Perché? Perché io sono Abigail Scanlon, maestra della narrativa. Non è ribloccata, è solo un ricordo ormai? Non ancora, no. Troveremo una soluzione. Oh. Scusami. Bizzi, hai fatto un regalino a Tony, ma non hai pensato a me. Dai! Ehi, tu, ci serve un paggetto, non un clown. E non devi sorridere, non sei tu il protagonista. Mamma! Tu. Vieni! Vieni così! Sì! Proprio forza! Torna qui! Thank you.
Finalmente abbiamo trovato una soluzione che mette d'accordo tutti. Grazie, Charlotte. Sì, sei un genio. No! Era una cosa importante? Qualche scatto divertente con le mie damigelle d'onore. Questa è la battaglia dei cuscini, ok? Oh, odio la battaglia dei cuscini. Oh, non fare la guastafeste. Abigail, tranquilla. Come ci divertiamo? Abbiamo la possibilità di scegliere alle 20 incollare foto in camera di Caitlin, il film Insonnia d'amore nella tana oppure fare le palline di popcorn in cucina. Che ne dici se mi lanciassi dalla finestra della stanza della sepolta viva? Parker, sono due sere di fila che abbandoni il karaoke anni 80, ok? Non puoi deprimerti per tutta la sera. Non ci crederai, ma posso. Veramente. Dai, tirati su. Non vorrai lasciare Rachel lì fuori a soffrire da sola. Va bene, ma ti odio. Harry Kent. Così sei carina, rispondi. Sì? Sì, ciao, sono Henry Kent, il detective della piccola cittadina. Ah, ciao. Molto distaccata, bene. So che la mia è un'ipotesi azzardata e immagino che sia difficile uscire senza farsi... A cena? Sì, assolutamente sì. Beh, splendido. Che ne dici di vederci al Crowdy tra 20 minuti? C'è ancora, vero? Stamattina c'era. Ci vediamo lì. Ho un appuntamento, ho un appuntamento. Bene, ma ti odio anch'io. Rifammi quella mossa. Sì. Ho un appuntamento. Se non mi avessi telefonato, sarei a incollare foto di Caitlin sull'album Bella come un bocciolo di rose. Sono inflessibili da quelle parti. Indossiamo pigiami uguali. Sono curioso di sapere come mai sei rimasta qui. Ho escluso un tuo interesse nei miei confronti. Eravamo preoccupate per Rachel. È una situazione orribile. Poi non ho ancora dimenticato Tony. È un argomento alquanto delicato per un amico dello sposo. Scusa, vuoi che parliamo d'altro? No, insomma, io so quello che sta succedendo, perché si sposa. Oh sì, la sposa aspetta un bambino, che cliché. Che cosa? Lei è incinta. Oh no, ti prego, non dire a nessuno che te l'ho detto. Sta tranquilla, stavo scherzando, lo sanno tutti. Dico davvero, lo sa anche il cameriere. Ehi, Javier, chi è incinta? La signorina Caitlin. D'accordo, beh, io ti ho raccontato di Rachel. Cosa mi dici di Tony? Tony è un bravo ragazzo. Sta facendo quello che deve fare. Voglio sapere se è felice. Vediamo. No. Quando ha scoperto che lei era incinta, ha dato un pugno contro il muro. Poi si è reso conto che è a Lambert, in Louisiana. Qui si vive come nel 1870 e le alternative erano mi sposo o mi sposo ora. Quindi si è arreso e ha accettato di espiare. È il festival dell'infelicità, vero? Già. Infatti probabilmente dovrei dire che aver incontrato te è l'unica cosa positiva di questo matrimonio. Senti, Henry, partirò dopo il matrimonio, non c'è molto tempo. Ho una regola, non andare a letto con un ragazzo che conosco da meno di 3 settimane. Parker. Sì? È solo una cena. Anche se potrei trovarmi a New York fra, non lo so, fra 3 settimane, allora... Com'è andata con il poliziotto? Ti ha perquisita? Ha trovato qualcosa? È stato terribile. Mi dispiace, tesoro, pensavo che fosse affidabile. No, lui è straordinario, anzi devo dire più che straordinario, e io gli piaccio. Beh, perché non ti fermi qui e vedi che cosa succede? Perché io vivo a New York, lì c'è il mio lavoro, veramente non ce l'ho. Non te l'ho detto, ma la mia agente Alice ieri mi ha scaricata con un'email. Ti ha firmato?
con amore. Perciò andrò verso il nulla e lascerò qui questo ragazzo adorabile. Olivia mi tiene talmente a stecchetto che se metti la tua dolce manina su un panino me la mangio con 3 morsi. Tra tutte e due chi è la più patetica? Mi servono dei cerotti. Ieri sera abbiamo ritagliato delle foto e mi sono fatta male. Ecco la vincitrice. Oh, è una mattinata meravigliosa. Ho visto un uccellino rosso fuori dalla mia finestra. Sai, Bizzy, spero che ci terremo in contatto quando sarà tutto finito. Ragazze, la colazione si fa nel patio, non in cucina. Caitlin, è fuori? No, la nostra futura sposa non si sente affatto bene stamattina. Mi sembra di averla sentita vomitare, mi dispiace. Beh, cose che succedono. Alla nausea, è normale. Oh, sì. Oppure una certa persona e la sua damigella hanno passato la notte a bere tantissima tequila. Una donna incinta non beve tequila. A meno che non stia mentendo. Bizzy, devi dirci la verità. Sarà molto più semplice per te se parlerai. Ancora niente? No. Non parlerò. Oh, che cos'è questa? Che belli. Ma quelli sono miei. Dove li hai presi, Abigail? Dalla tua camera. È di cashmere? Credo di sì. E non c'è nemmeno una macchia sopra. Sarebbe un vero peccato se gli succedesse qualcosa. Non osare. Che cos'hai lì, Abigail? Beh, un paio di cosette da versare sui capi pregiati, come il sugo alla marinara. Club soda. Toglie subito la macchia. Salsa di soia. Oh, aceto bianco e perossido. Che cosa abbiamo qui? Confettura di frutta e credo che sia... Sì. Questo è mirtillo. Oh, tu non lo farai. I miei maglioni. Ok, allora il test di gravidanza, abbiamo visto i risultati. Le ho dato l'urina di mia sorella. Maffia ha sposato un cattolico irlandese, è sempre incinta. Caitlin mi ha chiesto la sua urina, io gliel'ho data. Vi prego, non ditele che ho parlato. Noi siamo della gamma K. Per sempre. È tutto a posto, Bizzy. È finita. Posso andare? Certo. Non ci posso credere. Caitlin ha detto di essere incinta per convincere Tony a farsi sposare. Quella... Dillo. Ti farà sentire bene? No, non posso. Quella prostituta! Attenta, dolcezza, non farti male. Scusate. Sapete una cosa? Questo cambia tutto. Sì, certo, dobbiamo dirlo a Tony. Sì, dobbiamo dirglielo. Quando... Che ne dite di farlo ora? Lui è qui. Distrarremo Caitlin e tu parlerai con Tony. Io non ci riesco. Dopo quello che ti ha fatto? Dopo quello che ha fatto a noi? Avete ragione, glielo dirò, devo dirglielo. Ok, ci siamo. Vado a riprendermi la mia vita. Ditemi buona fortuna! Ciao ragazzi, divertitevi! Fate attenzione, non fate niente che io non farei! Oh, non è una cosa carina, vanno a fare una gita in canoa. Solo uomini, 3 giorni interi nei boschi, niente portatili, niente cellulari, niente spogliarelliste per mia fortuna. E quando torneranno? Poco prima del matrimonio e la cosa a me sta bene, dovrà solo radersi e indossare uno smoking e gli uomini non sono molto complicati, vero? Dove sono andati? Noleggiamo una canoa, ci muniamo di mappe e di altre cose e li andiamo a cercare. Fantastico. Un piano che sfrutta le nostre capacità di sopravvivenza nella giungla. Allora di tu qualcosa. Ho mal di testa. E sono anche affamata. Piano, state. È l'abito di Caitlin? Oh, ero presente alla prova. È un abito assolutamente fantastico. Ti arriva il senso di quello che stiamo facendo?
Hai ragione, è che io... Sei una ragazza educata, non è colpa tua. Dobbiamo trovare un modo per sabotare questo matrimonio e quando ci saremo riuscite non sarà piacevole. Ok, ci serve un piano ben congegnato. No! Che cosa succede? Calmati. Oh, non lo metterò, quegli idioti lo hanno rovinato. Guarda, 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 non lo vedi? Che c'è? Che cosa devo vedere? Mia madre cieca. Guarda, madre cieca, è bianco perla. E che cosa avevo chiesto? Quale colore avevo specificato? Bianco guscio d'uovo. È vero, io c'ero, bianco guscio d'uovo, era bellissimo. Mi stai prendendo in giro? È rovinato, il matrimonio è rovinato. Oh no, zuccherino, abbiamo tempo. Si sistema tutto, vado a telefonare immediatamente a Jean-Louis. Oh, ci credo che lo farai. Tu me l'avevi promesso. Ogni dettaglio di questo matrimonio deve essere perfetto. Sto per sposare questo ragazzo perché tu hai sperperato tutti i soldi. Accetto un matrimonio senza amore, ma non riesco davvero a tollerare che il mio sia un matrimonio non perfetto. Se non sarà il matrimonio che voglio, io non mi sposerò, pensaci. Sarà perfetto, amore mio dolce, sarà perfettamente perfetto. Eh già, sarebbe un peccato se accadesse qualcosa che rendesse questo matrimonio tutt'altro che perfetto. Mm-hmm. Ho un presentimento. Sì, è il fioraio che si occupa del matrimonio McNabb? Chi sono io? Caitlin, sei Caitlin. Beh, sono la signorina Caitlin McNabb, la futura sposa. Vorrei apportare delle modifiche alle composizioni floreali. Io non posso aver ordinato dei gigli sin da quando avevo 6 anni, io... Lo sa che cosa le fanno i gigli? La fanno lacrimare. E mi vengono le bolle su tutto il corpo. Mamma! Ho bisogno della mia pomata! La mamma e io pensiamo che una tenda bianca sia banale. Mi chiedevo se aveste qualcosa di un tantino più... divertente. Sì, qualcosa di più divertente. Un castello gonfiabile, non è certo quello che avevo chiesto, mamma. Dov'è la mia tenda bianca? La troveremo, piccola, la troveremo. Sgonfia quell'affare, Blackman, sgonfialo! Parla Olivia Warburton da Bellefontaine. È lei che si occupa delle sculture di ghiaccio per il matrimonio della mia Caitlin? Mamma! Che cosa c'è ora? Che cosa, zuccherino? C'è forse qualche piccola cosa che hanno sbagliato? Non è così piccola. Avrebbe dovuto essere un cupido, non un satiro eccitato. Magari gli ospiti potrebbero appenderci gli ombrelli sopra. È il più grosso che abbia mai visto. Non ce la faccio più. Zuccherino mio, respira. Andrà tutto bene. Respira, se ne occuperà la tua mamma, ok? Respira, se ne occuperà la tua mamma. Oh, cielo, siete davvero incantevoli, ragazze. Anche tu, Abigail. Oh, signora Olivia, se avesse le ali, lei sarebbe un angelo. Ho un drago dall'aspetto terrificante. Ti ho sentita? Sta andando tutto a meraviglia, cara. Ho visto i nuovi cherubini e sono dolcissimi. E che bei fiori, oh, che bei fiori. Rose e rose sono in ogni angolo della casa. Che mi dici della torta? Sì. Quella con la scritta Mazel Tov, Bernie Agnes, per i vostri favolosi 50 anni insieme. È solo un brutto ricordo. Non mi sento molto felice. Mamma, la sposa dovrebbe essere felice il giorno prima delle nozze. Torna sulle spalle. Sì, signora. Rilassati, cara. La tua mamma ha tutto sotto controllo. Ogni cosa. Caitlin è sfinita, non ce la fa più! Allora crollerà definitivamente quando vedrà questo! Chi vuole avere l'onore? Io ti prego! Forza, Reggio, dai!
Visto Caitlin, come sospettavo, ci sono le tue vecchie amiche dietro a tutto questo. Detective, credo che ora tocchi a lei continuare. Furto, distruzione di beni, persecuzione, comportamento pericoloso. Le occorre altro? No, può bastare. Oh, e comunque, quell'abito era soltanto un'esca. Quello vero è stato messo al sicuro. Ok, ora devo leggervi i vostri diritti. Aspetta. Aspetta. E voi osate definirvi damigelle d'onore. Avete disonorato questo nome. E non siete degne dell'abito che portate. Dopo tutto quello che ho fatto per te. Girati. Allora, pensavamo che tutti i testimoni dello sposo fossero partiti. Non sono riuscito a liberarmi, però mi sarebbe piaciuto. La prossima. Ehi, come va? Posso avere un po' più di luce sul viso? Grazie, proprio così. Girati. Non ci giudicare, non conosci tutta la storia. Non parlare senza un avvocato, così peggiori la tua situazione. Noi dovevamo fare qualcosa. Smettila. Ti prego. Parker, vieni, ci fanno fare una foto insieme. Signorina Wald, lei ha tutto il diritto di avvalersi di un avvocato. Sì, lo so, ma io non la sto contestando. Abbiamo fatto tutte le cose che lei ha elencato. E anche qualcosa di più. Signorina, le consiglio di attendere l'arrivo di un avvocato. Oh, era la cosa giusta da fare. Harry, mi stai ascoltando, vero? Lo so che sei lì. Più o meno. Quale altra scelta avevamo? Abbiamo scoperto che Caitlin non è incinta, ha mentito a Tony. L'ha ingannato. Che ne pensi? E perché? Perché la signora Olivia è rimasta al verde e non vuole perdere la sua bella casa e i 10 armadi pieni zeppi di vestiti. E Caitlin non ama Tony. L'abbiamo sentita mentre lo diceva. Ma Rachel... Rachel invece ama Tony. E lui ama lei, e tu questo lo sai. E domani si celebrerà questa messa in scena se qualcuno non la impedirà. Andiamo, Harry. Stiamo parlando di amore. Non ti importa dell'amore? Oh, no. Io pensavo di sì. Credevo che tu fossi un ragazzo del genere. Oh. Lo sai quanto ti ho pensato negli ultimi giorni? Sono contenta che ci sia questo vetro, perché io non avrei il coraggio di dirti quello che sento. Negli ultimi giorni ci ho pensato e mi sono detta, e se non ritornassi a New York? Se restassi qui per un po' di tempo? Come sarebbe la vita con un ragazzo come Harry? Beh, non con un ragazzo come Harry. Con Harry. Detective? Adesso tocca a lei. Diciamo che ho sentito quello che hai detto. Sei stata molto persuasiva. Harry, possiamo provare ogni cosa. Insomma, no, non mi riferivo a quello, ma a quello che hai detto su di noi. Ah, mi sto esponendo troppo e non potrei farlo. Perché sei una brava persona.
Io devo essere un bravo poliziotto. Tu credi a quello che ho detto, vero? Su di noi o su quell'altra cosa? Diciamo su entrambe le cose. Che cosa facciamo? Come hai fatto? Come hai convinto Harry a liberarci? Lo so. No, non lo sai. Ma avresti voluto. Non ci siamo arrivati. Lo avresti fatto. Tu, Harry, c'eravate quasi. Non c'è stato nulla. Non ancora. Senti, è complicato. Complicato? Il tuo ragazzo non sposerà un'altra tra 24 ore. Ok, damigelle, finora abbiamo pensato in piccolo. Il tempo dei giochi da liceali è finito. Niente coraggio, niente gloria. Siamo in guerra. Hai ragione, ce l'ha la senape. Domani daremo il colpo di grazia. Elimineremo la parte essenziale del matrimonio. La sposa. Sì, è necessario. Conosco la residenza. Ci sono molti posti dove seppellire il cadavere. Non lo troveranno mai. Rachel, eliminare era così per dire. Oh, certo. Senti la timidina, elettrizzata e assetata di sangue. Sei semplicemente adorabile. Ma se non la eliminiamo, lei tornerà. Non se facciamo le cose bene. Non preoccuparti, la reginetta della gamma K soccomberà. Chi è con me? Facciamolo. Sono le tre donne di cui vi ho parlato. Potrebbero tentare qualcos'altro. La prudenza non è mai troppa. I suoi uomini sono armati, signore. Siamo in Louisiana, signora. Certo che lo siamo. Bene, non abbiate paura di usarle. Oh, reverendo! Pronta, signora Olivia? Toglietevi di mezzo, ragazze cervellottiche. Oh, Caitlin, sei davvero stupenda con quest'abito. Oh, lo so. Dov'è il velo? Oh, ma è qui, da qualche parte. È qui, da qualche parte. Dizzy, lo sai perché ti ho chiesto di essere la mia damigella d'onore? Non ne ho idea. Trovalo! Trovalo! Che schianto! Perché voi due state con le mani in mano? Signora Olivia! Che cosa avete da guardare? Sono la prima persona che si è addormentata su un lettino solare? Credo di no! Dovreste fare attenzione a quelle tre ragazze tremende! Voi ora sparite! Sì, signora! Signora? Come fai a dire che recitare è difficile? Prova a farti pagare. Astacci. Ora o mai più. Ora! Ehi, zuccherino, sei pronta per il grande giorno? Mamma! È inutile, la mammina non ti sentirà. Olivia sarà qui da un momento all'altro. So che non è da gamma K, ma io non l'ho mai sopportata. Volete ucciderla? No, loro hanno detto di no. Tu non ci aiuti? Ho i tacchi. Venite. Veramente?
Charlotte, la metà degli invitati non sa proprio vestirsi. Andiamo sopra. Il passaggio segreto. Bici, guarda avanti. Forza, forza. Signora? Signora Olivia? Venite, presto, via libera. Guarda dove siamo! Questo tappeto è veramente sporco! Oggi non lo voglio vedere in casa! Portatelo via! Grazie! Beh, buona fortuna! Vi serve altro? Guidi col cambio manuale! Tenetevi forte, ragazze! Scusate! È ufficiale, non siete più mie amiche. Oh, tu ci piaci ancora. Ti abbiamo anche portato del tè freddo al frutto della passione, il tuo gusto preferito. Perché? Perché è molto buono. No, bevi il tè, Caitlin. No, grazie, Parker. Accidenti, Caitlin, che bella pettinatura che ti hanno fatto. Certo. Vorrei tanto avere dei capelli come i tuoi. Ne vuoi un po'? No! Non osare. Quanti ne vuoi? Vai un po' più su con la mano. Così? Un pochino più su. Qui? Un po' di più, ancora qua. Qui? Va bene? Sì, perfetto. Ok! Ah! Berrò quel dannato tè! Bevi. Ecco! Bevilo tutto. La dottoressa McDermott è pregata di recarsi. Quanto mi diverto! Salve, siamo qui per un test di gravidanza. Cosa? Sì, proprio così. Abbiamo un appuntamento. McNab è alle 4, siamo un po' in anticipo. Non si preoccupi, per lei è nervosa. Oggi è il suo grande giorno. Lei capisce. Se è così, allora stanza 7 da quella parte. Grazie. Ascoltatemi, chiamate la mia mamma. Mamma! Mamma mia, caro Dio! Il dottore vi raggiungerà tra un momento. Zuccherino? Che cosa c'è? Il mio tappeto. Caitlin? Dov'è il mio tappeto? Caitlin? Fa la pipì nel contenitore, Caitlin. Mai. Fa la pipì subito. Jamais. È francese. Caitlin, sei piena di tè fino agli occhi. Tu? Prima o poi dovrai farla. Posso trattenerla per giorni. Ho la vescica dei McNab. E so che cosa avete in mente. Che cosa abbiamo in mente? Voi pensate che... Sapete? Non voglio dire quello che pensate. Abbiamo tutto il giorno. Bambine! Ferme! Ha sbagliato di grosso a rilasciarle, agente. Si sono intrufolate qui e hanno rapito mia figlia. Deve trovarle. È sparita anche Betsy. Oh, è un disastro. Quelle ingrate vogliono rovinare tutto. E questo è il ringraziamento. Dopo che le ho cresciute, avrei dovuto soffocarle da piccole durante uno di quei pigiama party. Ciao, cara! Oh, ciao! Oh, sei incantata. Anche tu. Le cascate del Niagara. Tutta quella meravigliosa, magnifica quantità d'acqua che scorre abbondante. Ascolta il rumore, Caitlin, come un torrente che gorgoglia, che monta, diventa più forte e sfocia in un'imponente e maestosa cascata. Non funzionerà! Oh no, la polizia! Cavolo! Bene, bene, signorine, a quanto pare è arrivata la cavalleria! Che sta succedendo? Ci sono auto della polizia in tutta l'area di parcheggio. Oh. Ha qualcosa a che fare con lei? Sì, signore, sì. Mi stanno tenendo prigioniera contro la mia volontà. No, non è vero! In realtà io... Ecco quello che succederà. Tu farai la pipì e lei l'analizzerà. Caitlin, contatterò quel giornalista di bellezze all'altare e gli dirò per filo e per segno come mai il professor Peterson ti ha messo a più in fisica. No, tesoro. Sono stati 5 minuti spesi bene. Qui è la polizia di Leper. Abbiamo circondato l'edificio. Liberate la sposa e venite fuori. Ma che sta succedendo? Abigail, non ha funzionato. Abbiamo fatto tutto bene, avrebbe dovuto funzionare. Mi dispiace, Rachel. Siete davvero patetiche. Credevate di ingannarmi, di farmi riempire il vostro contenitore. La polizia vi rinchiuderà per un bel po', mentre Tony e io faremo una bella passeggiata verso l'altare. Io, lui e tutti i soldi della sua famiglia. Tu non lo ami? Oh, che cosa c'entra l'amore con il matrimonio? Il matrimonio è un accordo e io ho fatto in modo che Tony credesse che sono incinta. Accidenti, come potrai vivere con questa menzogna? In una grande casa, insieme a Tony.
E con i domestici, senza pannolini da cambiare, quindi vedete Caitlin vince e voi perdete, come è sempre stato. E come sarà sempre. Caspita, è stato fantastico. Sì? Meglio di quanto mi aspettassi. Posso fermare? Certo! Ci siamo! Stiamo per entrare! Siamo in parete! Rilassati, Harry! Abbiamo fermato. Come sono andato? Devo dire alla grande. Ottimo lavoro, bravi tutti! Meravigliosa, mi piace sempre ogni volta che la sento. Suonate ancora, ragazzi, suonate ancora. Vola. Ora ci siamo tutti, possiamo cominciare. Taratara, suonate, taratara. Bello smoking. Glielo dici tu o gli facciamo vedere il video? Tony, io adesso devo dirti una cosa. Ed è orribile da dire, ma queste ragazze perfide loro stanno per farti vedere un video pieno di menzogne. Mi hanno costretta per una bibita, chissà che cos'era. E poi ho iniziato a dire delle cose assurde, ma tu non devi credere a loro. No, noi adesso ci sposeremo e andremo in una delle tue bellissime case. Adesso, sì, ora. Allora, Tony Orsacchiotto? C'è una cosa a proposito di quelle case. Da ieri noi non le abbiamo più. Ma che cosa dici? Certo che le avete. A quanto pare la società di mio padre aveva dei titoli azionari falsi. Ha dovuto chiudere l'attività. Il patrimonio di famiglia è andato. Perciò credo che dovremo crescere il nostro bambino, limitando le spese. Potrò fare quello che ho sempre desiderato fare. Insegnare al liceo. Oh no. Forse ci saranno degli anni difficili. Aspetta, anni difficili?